Oggi la legge 194 del 1978 compie 40 anni. 40 anni che hanno segnato la libertà, il diritto di autodeterminazione delle donne. Purtroppo oggi in Puglia è un triste compleanno. Poco fa il Consiglio regionale della Puglia, con i voti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, delle destre, delle civiche, tutti insieme, hanno fatto un fronte comune per respingere la nostra proposta di legge, la proposta di legge di Sinistra Italiana che chiedeva la piena attuazione di quella legge per risolvere il problema dei medici obiettori, che portano ad esempio a Taranto ad avere un solo medico non obiettore, a Brindisi 1, a Lecce 2, in tutta la Puglia poco più di 10, con una grandissima difficoltà delle donne di poter esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione. Oggi il Consiglio regionale della Puglia ha sprecato questa pagina, una pagina importante per liberare le donne in un momento in cui grave decidono, ed è sempre un momento duro, molto complicato e molto triste, di scegliere per l'interruzione volontaria della gravidanza di non avere problemi, di non avere difficoltà. Questa è una triste pagina oggi che si è scritto nella Regione Puglia e noi la condanniamo fermamente. Alle donne la possibilità di esprimere, ed esprimetevi tutti quanti, su questa decisione davvero incomprensibile e molto molto retriva.